Un taglio dei buoni libro che sfiora il 60% comporta per le famiglie di Cosenza un rischio enorme, cioè che 2.400 famiglie della nostra città corrono il rischio di non poter comprare i libri ai propri figli. Questo è un attacco al diritto allo studio, è una vergogna ed è vergognoso soprattutto che ciò avvenga nel silenzio e nel disinteresse di tutti, dai partiti, nessuno escluso, PD, PDL, UDC, SEL, 5 Stelle, sono tutti insensibili, sindacati sono tutti insensibili, assolutamente silenti, assenti rispetto ad una questione gravissima che è un attacco al cuore del diritto allo studio di questa città, e noi dobbiamo in qualche modo far sentire la nostra voce. Io l'ho detto già a luglio, ad agosto, con delle azioni anche di tipo provocatorio, dicendo proverò io a fotocopiare i libri, mi autodenuncio, ma non è possibile stare silenti, e abbiamo scelto la data d'inizio della scuola, scegliendo una scuola simbolo di un quartiere con problemi importanti, dove probabilmente questo taglio avrà i risultati più importanti, più dannosi e più drammatici.